Obiettivo secondo posto. Zero titoli, zero trofei, ma arrivare alle spalle dell'Inter salverebbe le apparenze in una stagione per il Milan con poche soddisfazioni. Ancelotti, senza lo squalificato Jan Kulowski, con Favalli con problemi al collo, si ritrova con soli tre difensori disponibili e così abbassa Flamini, laterale destro di un reparto completato da Senderos, Maldini e Zambrotta. A centrocampo torna titolare Beckham, panchina per Seedorf e anche per Ronaldinho. Davanti ci sono infatti Kakà, Pato e Inzaghi. Nel Toro, che non vince a San Siro dal 1985, Camolese presenta un 4-4-1-1 con Rosina alle spalle di Bianchi. Granata subito tosti, aggressivi in fase di non possesso e veloci nelle ripartenze. Dida, dopo 5 minuti, anticipa Bianchi dopo un buono spunto di Abate sulla destra. Minuto 9, punizione da sinistra per il Milan. Sul pallone tagliato di Beckham si fionda Inzaghi, che di testa infila Sereni. Ma non vale. L'arbitro Vanti, su segnalazione dell'assistente Romagnoli, annulla il gol per il fuorigioco di Superpino. Giusto così. 4 minuti più tardi, altra palla inattiva, stavolta è un corner. Lo batte sempre Beckham, Inzaghi raccoglie nuovamente l'invito dello Spice e batte ancora Sereni. Stavolta è tutto regolare, Milan in vantaggio al minuto 13. Nono centro in campionato per Super Pippo, il secondo di testa, il settimo nelle ultime 6 giornate. Sotto accusa la difesa del Torino. Rivalta si perde la marcatura di Inzaghi, che può così staccare in totale libertà. Errore grave, perché il 9 rossonero non perdona. Per Inzaghi fanno 147 gol in Serie A. La reazione del Torino è inesistente. I granata anzi continuano a ballare dietro. L'asse Beckham-Inzaghi produce un'altra palla gol, ma stavolta il colpo di testa dell'attaccante rossonero non manda in crisi Sereni. Torino completamente fuori partita. Ancora Milan in avanti al 28esimo con Pato, che ipnotizza Franceschini e apparecchia per Inzaghi. Girata al volo di Super Pippo, troppo centrale molle però per far male a Sereni. Nella fase difensiva della squadra di Camolese non funziona assolutamente nulla. Minuto 30, Pirlo smarca con disarmante semplicità Pato, che tra il tiro al volo e l'assist per il solissimo Inzaghi sceglie una via di mezzo piuttosto inopportuna. Mezz'ora di gioco, una sola squadra in campo. Il Torino prova a dare un senso alla sua presenza a San Siro con questo destro da fuori di Zemaili, comodamente addomesticato da Dida. Minuto 37, contropiede Milan, che parte da Beckham. Kakà ha spazio davanti a sé e accelera. Palla dentro per Pato, che la difende e la regala a Beckham. Colpo sotto dell'inglese, Inzaghi vola e di testa scaraventa il pallone in rete. 2-0 Milan e doppietta per il 35enne attaccante rossonero, che va così in doppia cifra con una media gol niente male. Una rete ogni 102 minuti.